ha svettato il gallese Ocean Prize su Hyundai i20 Rally 2 nell'undicesima edizione del Rally Terra Sarda, gara dello scorso weekend organizzata da Porto Cervo Racing sulle strade asfaltate della Gallura. L'evento motoristico, valido come ultimo round della CRZ Coppa Rally di Zona, la nona, e TER, il Tour European Series, che ha assegnato i titoli 2023. Affiancato da Stefan Prevot, il pilota inglese, campione in carica nel palcoscenico realistico britannico, si è reso interprete di una performance aggressiva fin dall'avvio di gara, battagliando con Jarno Scatolon fino al ritiro del pavese per rottura meccanica della Volkswagen Polo nell'ottava speciale, quando era in seconda posizione assoluta. Secondo gradino del podio, così è salito Trevigiano Andriolo, affiancato da Menegon, autore di una prestazione concreta dopo incisive gare nel CIRA, il campionato italiano rally asfalto. Con una positiva rimonta si è garantito la terza piazza assoluta al tempiese Vittorio Musselli, all'esordio sulla Ford Fiesta WRC Plus con a destra Claudio Mille. Problema all'idroguida non ha negato ai danesi Valentin Egholm la quarta posizione finale sulla Hyundai i20 Rally 2, mentre chiude i top 5 il selargino Auro Siddi con Giuseppe Maccioni, vincenti nella classifica over 55. Parimenti, Rossi ed Handel hanno vinto il Rally Terra Sarda storico, confronto valido per il Terry Historic su Ford Sierra Cosworth, successo mai in discussione grazie ad una volitiva performance che ha permesso di precedere la Peugeot 309 GTI di Pietro Press e Nicola Romano, secondi tra le auto storiche, e la Porsche 911 SC di Marc e Stéphanie Laboisse, vincitori del terzo raggruppamento ed anche loro sul podio. Purtroppo un problema tecnico ha condizionato e poi costretto al ritiro Maurice Garavaldi, portacolori di Porto Cervo Racing, sulla Renault Clio Rally 4 gestita da T-Tecnica Racing. Non è certo quello che sperava il titolare dell'azienda toscana, amico personale del presidente della Scuderia Sarda. Dopo un positivo rally di Pistoia, gara di casa per la coppia dei due Paoli di Montecatini e decisi a ben figurare nel confronto dal respiro internazionale proposto da Porto Cervo Racing, già dai primi chilometri erano costretti a non poter competere poiché l'auto francese non riusciva ad esprimere tutto il suo potenziale per problemi di natura elettrica che rallentavano i portacolori della T-Rossa su fondo giallo, fino al ritiro avvenuto nella speciale 8 mentre erano ventesimi assoluti malgrado tutte le avversità. Un
vero peccato il ritiro di Morici, perché aveva tutte le condizioni di fare bene e nonostante i problemi nelle prove corte, Morici e Garavaldi avevano il passo dei migliori, ma le gare sono anche queste. Ora ci sarà un periodo di stasi per poter verificare i motivi della rottura o dei problemi alla centralina, ma presto potranno nuovamente scendere in campo, decisi, come sempre, a vendercare la pelle.